Buonasera amici del meeting, buonasera amici che ci seguite da 120 piazze e teatri del mondo. Una buonasera da Francesca Fabbri Fellini dal Pala Congressi di Rimini. Una serata speciale in questa special edition per ricordare l'artista e l'amico Federico Fellini. Io sono onorata di essere stata chiamata dal meeting, dal presidente, da Otello Cenci, direttore artistico, per pensare una serata che è una festa, per ricordare l'uomo dei 5 Oscar, l'uomo che viene chiamato Mister Cinema, l'uomo cinema dagli americani, Federico Fellini, l'uomo che ha cambiato per sempre la settima arte. È una serata in collaborazione con il Comune di Rimini e la Cineteca di Rimini. Sono felice perché in questo anno che ha cancellato tanti eventi nel mondo, per magia, in questa special edition, io posso raccontarvi, grazie a tanti amici che saranno questa sera con noi, che uomo straordinario è stato il mio zio Chicco, lo zio che ho conosciuto nel 1965, la prima volta, in un incontro magico, il giorno del mio battesimo. Sono arrivati il mago del cinema mondiale e la sua fata, Giulietta Masina. Era il 6 giugno del 65, un incontro che ha cambiato per sempre la mia vita. Oggi sono l'ultima erede di questo straordinario uomo che tutto il mondo del cinema ci invidia. E questa sera lo ricorderemo. Lo ricorderemo ricordando tante sue frasi importanti. Nulla si sa, tutto si immagina, affinché i ragazzi che lo incontrano per la prima volta siano incuriositi dai racconti dei grandi personaggi del CODA, del cinema mondiale, che lo ricorderanno. E domani sceglieranno che film del maestro possono vedere per la prima volta, che libro leggere su di lui. Beh, io lì sulle sue spalle stavo bene, il mondo era una meraviglia. È molto importante il titolo di quest'anno, di questa 40ª edizione del meeting: privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime. Calza a pennello con quella che era la filosofia di vita dello zio Federico. Lo zio Federico aveva sempre un binocolo sulla meraviglia e mi insegnò che dovevo mantenere per tutta la vita uno sguardo come mantengono i bambini, uno sguardo pieno di stupore. Uno sguardo che ti porta a salire per la prima volta su una giostra fantastica. Non cambiarlo mai, Franceschina, mi raccomando, questo è il segreto per vivere bene. E allora è una festa, e a questa festa straordinaria, dove ricorderemo zia Giulietta, la sua compagna straordinaria di una vita, Giulietta diceva questa cosa bellissima: Federico è un artista, e come il mare e il cielo è sempre in movimento. Pensate che Roberto Benigni, quando lo zio Federico scomparve nel 1993, disse questa frase che mi colpì moltissimo, ancora resta nel mio cuore. Pensavo che Federico fosse come l'olio, non potesse mancare mai. E invece si è sbagliato. Beh, ma è una festa, e quindi una festa deve essere. Siccome mi hanno detto, sai Francesca, sarà una serata in streaming, uno streaming mondiale, e ci possono essere poche persone in presenza, tu ne puoi avere solo una accanto a te. E allora io mi sono detta, uno, ma uno lo voglio speciale, lo voglio un cavaliere dei sogni, un grande direttore della fotografia, un uomo che con la luce ha cambiato le inquadrature in capolavori del mondo del cinema. E con me questa sera ho invitato il maestro Blasco Giurato. Grazie Blasco. Una presentazione così non me l'ha mai fatta nessuno, cara Francesca. Io ringrazio il meeting di Rimini di avermi invitato, ringrazio te Francesca di avermi nominato come tuo cavaliere per questa serata che sarà eccezionale e magnifica. Vi ringrazio e proseguiamo. Senti Blasco, io ti ho voluto qui con me perché tu hai avuto un imprimatur incredibile, tu la chiami la laurea in direttore
per diventare direttore della fotografia, facendo l'operatore alla macchina in un film straordinario di Federico K. Clown, che io amo molto, nel 1972. Che cosa si respirava su quel set che tu hai vissuto e che è nel tuo DNA, Blasco? Guarda, ti ho detto che io con Fellini ho preso la laurea perché quel set per me ha rappresentato quasi l'inizio della mia carriera. Cioè Fellini mi ha insegnato che cos'è il cinema. Io da lui ho imparato veramente tutto. Sapete, Fellini non era solo un direttore di attori, un direttore di costume, di luce, si occupava di tutto. E la cosa veramente magica è che era anche un direttore della macchina da presa. Io con lui dietro riuscivo a fare delle inquadrature che per me erano mostruosamente difficile, eppure lui dietro mi dava una sicurezza tale per cui qualsiasi movimento complicatissimo diventava semplice. C'è un aneddoto carino di quel set che ti ricordi, che vuoi regalare a tutti gli amici che ci seguono nel mondo? Guardate, io vi posso raccontare un episodio, è lì che ho avuto, credo, la laurea da Fellini. Si girava i clown e si stava filmando questi vecchi clown in giro per la periferia di Parigi. Andammo in una villetta tutta linda pinta con un giardinetto per intervistare un vecchio clown livornese, ormai 85enne, che si era già ritirato da molto tempo. Preparammo tutta l'attrezzatura, lui si mise davanti, accanto a me, io un pochino, per fortuna più avanti di me, questo vi spiego perché per fortuna, e arrivò questo vecchietto tenerissimo, cominciò a fare in un suo stentato italiano, oh, Monsieur Fellini, nostalgia del mio Livorno, cominciò questa lunga intervista che praticamente raccontava delle cose molto banali, poi io sapevo che lui l'avrebbe completamente trasformata. Mentre parlava, io mi accorsi che la moglie lo stava guardando da una finestra sul giardino, una vecchiettina tenerissima che sembrava una fatina di Cenerentola. Io spostai la macchina da presa e andai a prendere questo primo piano che lo guardava. Un tempo di montaggio, tornai sul vecchietto che spudoratamente aveva cominciato a piangere. Quindi non avevo preso l'inizio del pianto. Vabbè, l'intervista andò avanti, finita l'intervista, lui tutto mi disse a me, Blaschino, hai visto che bello il momento quando ha cominciato a piangere? Io tremai e gli dovetti dire, guardi Fellini, che purtroppo non l'ho preso. Beh, vedere Fellini arrabbiato, credo che non l'abbiano visto pochissime persone. Io ho avuto il privilegio e il terrore di vederlo arrabbiato, ma arrabbiato seriamente. Passarono 3 giorni terribili perché non è come oggi che il materiale si vede immediatamente, bisognava aspettare la stampa, il sonoro, che lo mettessero in fila e completamente. Dopo 3 giorni arrivò tutto il materiale e lo andammo a vedere in questo cinema meraviglioso di Champs-Élysées, che era una sala immensa. Il Pathé di Champs-Élysées era un cinema enorme. Cominciò il materiale a vedersi, loro si erano messi tutti, Fellini, il direttore della fotografia, Danilo Donati, insomma tutti i vari componenti, molto vicini perché c'era uno schermo molto grande. E io avevo preso l'ultima sedia in fondo al corridoio, terrorizzato da quello che poteva succedere, perché passarono 3 giorni dove non mi parlava. Dovete sapere che avevo preso abbastanza una confidenza con lui che mi permetteva ogni tanto di fare anche delle cose personali, e lo vedrete anche nel film nei clown, perché alla fine quando si girava tutto il funerale finale, io stavo a una macchina da presa sopra in alto, preso da un raptus, preso una macchina e andai a girare intorno a tutti gli attori, e sono anche io nel film. E chi si vede? Che filmo nel film. Proprio preso da un raptus tremendo, e questo a lui piacque molto. Va bene, quindi avevo una certa libertà anche di eri giovane, avevi 30 anni, certo, quindi insomma sì, stare con Fellini a 30 anni era già un certo brividino. Insomma, per farvela breve,
finisce questa proiezione, arriva la parte praticamente di questa intervista, io vedo questa macchina che lascia e va a finire sulla finestra, vedo sta vecchietta, ritorna su questo disgraziato che aveva cominciato a piangere, l'avrei ammazzato, e comunque lì finisce, lui si alza, grandi complimenti a tutti, a Danilo, alla fotografia, al fonico, grandi, e viene verso di me. Non avete idea che impressione, ce l'ho ancora davanti agli occhi, quest'uomo che diventava sempre più grande, veniva sempre più grande verso di me, mi si para davanti, silenzio, io pronto a fare le valigie e andare a casa, mi guarda e mi dice: hai visto quante belle idee che io ti do? Questo era Fellini. Questo era Fellini. Straordinario, Blasco. Grazie di questo tuo amarcord che ci hai regalato. E per dire quanto era importante per Federico la direzione della fotografia e la luce, vi dico che in un libro che chi si appresta anche a conoscere Federico dovrebbe avere nella sua libreria, che si chiama Fare un film. Io durante questa serata vi dirò tante piccole chicche da mettere da parte. Ecco, cercate Fare un film. In questo libro, bellissimo e straordinario, dove Federico si racconta, Federico che parla della luce, dice che il film si scrive con la luce, lo stile si esprime con la luce, e per un regista pittorico come è stato Federico, il direttore della fotografia di sicuro è il pennello. Ricordiamo grandi direttori della fotografia che hanno lavorato con Federico, hanno lavorato Gianni Di Venanzo, Peppino Rotuno, stasera li vogliamo ricordare tutti in questa festa. Io, Blasco, ho chiamato gli amici, che sono anche amici tuoi in questa serata, perché è come stare nel salotto di casa. E allora voglio partire con un amico col quale tu hai lavorato, hai fatto 4 film, partendo dal Camorrista per arrivare a Stanno Tutti Bene e passando per Nuovo Cinema Paradiso, Oscar del 1990, avrete capito che stiamo parlando del grande Peppuccio Tornatore. Ecco, Stanno Tutti Bene è un film molto bello, al quale tu sei molto legato, perché c'era Marcello Mastroianni anche, no? C'era le musiche del grande Ennio Morricone, che ricordiamo davvero col cuore che si riempie di stelline. Vorrei vedere se fosse possibile. Ecco, grande, il grande Ennio Morricone in questo scatto sul set. Io vorrei ricordare Ennio Morricone, e arriva l'applauso da tutto il mondo. Grande, grande. Perché è un'eccellenza del nostro paese. Questo uomo straordinario, questo grande compositore che ha seguito sempre dall'inizio tutta la sua musica fino ad arrivare alla direzione, ha firmato dei capolavori. Io vorrei ricordare che è stato un grande amico del Meeting, e che nel 99 qui a Rimini c'è stato un concerto che si chiamava Morricone dirige Morricone, bellissimo, che resta per tutti noi un ricordo straordinario. E ricordando Ennio, ricordando Marcello, che ci hanno lasciato e ci lasciano i loro capolavori, io vorrei lanciare Peppuccio, che è molto impegnato e che ci ha dedicato, per ricordare Federico, queste sue parole. Vediamo Peppuccio Tornatore, grazie. Cara Francesca, ti ringrazio per l'invito, ma purtroppo non ce l'ho fatta a essere presente questa bella cerimonia, ma ci tenevo in qualche modo a partecipare a questa festa di compleanno per i 100 anni di Federico Fellini, i primi 100 anni di Federico Fellini, perché di queste celebrazioni in futuro ce ne saranno altre. Perché l'opera di Federico Fellini, il senso della sua figura per la nostra storia, per la storia dell'arte, della cultura
italiana e non solo italiana, è importante, è indelebile. Ancora oggi i suoi film, anche se li hai visti e rivisti e pensi di conoscerli a memoria, quando li rivedi per l'ennesima volta trovi che siano sempre diversi, che abbiano qualcosa di nuovo da proporti, riflessioni rinnovate. Quindi sono opere vive, sono opere che si trasformano. E questo è forse l'aspetto speciale della sua opera e del suo sguardo. C'è uno sguardo che si rinnova sempre e che si rivela sempre utile a noi, sia che si viva nel contesto del suo mondo, il cinema, sia che si operi in altri orizzonti, perché lo sguardo di Federico Fellini illumina tutti coloro che sono affascinati dal mistero della figura umana. Ecco. Il cinema di Fellini è sì un cinema visionario, come molte volte è stato detto, ma penso che sia soprattutto un cinema antropomorfico. Ecco, l'altra specialità è che la sua opera è un'opera soggettiva, molto personale. Tuttavia la sua narrazione ci consente sempre di assumere un punto di vista che ci sembra il nostro. Ecco, questo miracolo accade soltanto ai grandi. E quindi non finiremo mai di celebrare Fellini nel futuro, anche nei prossimi secoli, per cui potremo dire con certezza che il nostro è il paese di Dante Alighieri, è il paese di Giacomo Leopardi ed è il paese di Federico Fellini. Buon compleanno Federico, viva Federico Fellini, buonasera a tutti. Ciao. Grazie Peppuccio, grazie. Sai Blasco, devo dire che io sono molto grata a tutti gli amici che questa sera hanno voluto essere con noi con questi messaggi. Innanzitutto perché sono tutti estremamente impegnati e poi perché sono persone che difficilmente li vediamo nei contributi, nelle interviste, perché preferiscono stare dietro la macchina da presa e quindi li ringrazio doppiamente. Grazie davvero di cuore. Questa sera tornerà molto spesso nei nostri ricordi il circo. Una persona che ha amato tantissimo il mondo del circo e proprio i clown, la storia dei clown e la storia del circo, è stato il grande critico Mario Verdone. Mario Verdone è stato una delle personalità più importanti del cinema italiano ed è stato un grande amico di Federico. Suo figlio è un mio amico, è un nostro amico, è un vostro amico, è il grande Carlo Verdone, che ha voluto ricordare il nostro Federico in questo modo. Vai Carlo! Cara Francesca, sono veramente felice di essere con voi per ricordare e celebrare un grande uomo, un grande artista che si chiamava Federico Fellini. Per me Federico Fellini è stato il più grande poeta dell'immagine che l'Italia abbia mai avuto e lo resterà, perché non avrà eredi, era talmente una mente superiore dal punto di vista della sensibilità, dell'introspezione, era talmente un bravo scenografo, un bravo truccatore, un bravo costumista, un sublime psicologo, che francamente non ne vedo in giro. Fellini mi ha formato dal punto di vista cinematografico totalmente, perché io i primi film che ho visto al Cineclub erano i suoi primi film in bianco e nero. Vitelloni, Cieco Bianco,
La Dolce Vita, 8 e mezzo, Il Bidone, tutti film che ho adorato. Adorato e imparato tanto. Ho imparato tanto da come lui amava i suoi personaggi. Fellini non giudica mai i suoi attori, i suoi personaggi, ma li esalta, li accarezza. Non c'è mai un cattivo nei film di Fellini. La cattiveria viene presa in giro, la sfotte, la ridicolizza. Questa è la sua grandezza. C'è mai un perfido nei film di Fellini? C'è mai qualcosa di orrendo, di orribilante? Mai. C'è sempre un tono fiabesco, un tono di dolce ricordo, dolce memoria, di grande osservazione anche sulla realtà, che è stato veramente un poeta eccelso. E sono veramente felice di possedere questa fotografia, scusate. Io e Federico, vediamo un po'. Mi venne a trovare al Teatro dell'Opera a Roma durante la prova generale del Barbiere di Siviglia. Lui, che non si spostava mai, venne. Il giorno dopo mi scrisse una bellissima lettera. E fu un gesto veramente fatto da un gran maestro come lui verso un giovane veramente grande, sublime, bello, molto paterno, affettuoso. Gli vorrò sempre bene, perché lui ha rappresentato il periodo migliore della nostra Italia, secondo me. L'ha rappresentato in pieno. Oggi non so cosa potrebbe fare Fellini, oggi non troverebbe più nessuna poesia. Quindi teniamocelo per quel periodo che lui ha saputo fermare in una maniera straordinaria, poetica. Un saluto a tutti, un bacio forte e un abbraccio a Francesca. Grazie Carlo, grazie. Che carino Carlo. Eh? Molto, molto, ma è un altro geniaccio del cinema. Sì, poi anche lui davvero segue i suoi film dall'inizio alla fine, no? Come faceva Federico. E adesso, sai, ho voglia di fare con te un viaggio con la macchina del tempo. Ti piace prendere una macchina del tempo e andiamo negli anni 60, negli anni della Dolce Vita? Vai, che ne dici? Ma tu sei mai stato paparazzato con qualche signorina in via Veneto, non qualche attrice? Non vorrei toccare questo argomento. Non tocchiamo questo. Allora, sorvoliamo con quest'uomo che è davvero ancora un bellissimo signore, chissà che cos'era negli anni 60. Perché adesso ho voglia di sfogliare con te un regalo che arriva da un caro amico, da un archivio molto importante. Sai, negli anni 60 c'era un paparazzo che si chiamava Carlo Riccardi, un amico di Federico, perché Carlo ha sfiorato Federico con grande delicatezza sia nella vita lavorativa che fuori, nelle serate, nelle premiazioni. Oggi suo figlio gestisce l'archivio Riccardi, l'archivio fotografico, che ha più di 3 milioni di negativi. Pensa, è pazzesco tenere un archivio del genere. È un archivio molto importante perché è un archivio iscritto alla Soprintendenza Artistica per il Lazio, perché è un patrimonio di interesse nazionale. 75 anni della storia italiana. In questo momento c'è una mostra a Roma, nello spazio 5 dell'archivio Riccardi, che riaprirà dopo questa chiusura ferragostiana, riapre lunedì fino al 31 agosto, che ricorda Federico e Alberto Sordi, due amici nella vita, sul set, due icone del nostro patrimonio cinematografico. E allora ho voglia di sfogliare insieme con voi alcuni scatti, condividendoli in queste 120 piazze nel mondo. Saluto anche il Teatro Galli, perché il Teatro Galli è una delle piazze in diretta, dei teatri in diretta con noi questa sera. Partiamo da questo scatto bello, Serata dei Nastri d'Argento, premiazione, Zia Giulietta, Franca Marzi, De Laurentiis, Federico, scatto bellissimo in bianco e nero. E continuiamo
E qui vorrei un bel applauso per Monica Vitti, che da sempre è nel nostro cuore insieme con l'Albertone nazionale, uno scatto del 1960. Sempre Alberto, io ritengo di cuore che il nostro Carlo Verdone, che appena abbiamo visto, sia davvero il figlio artistico di Alberto Sordi, l'erede naturale di Alberto Sordi. E proseguiamo con Federico, zio Chicco, abbiamo la sigarettina? Mannaggia, non dovevi fumare. In uno scatto del 58. Questo è molto importante perché è del 64, dove Federico riceve il premio dell'Associazione Critici di New York per 8 e mezzo, film ricordato e amato in tutto il mondo, con la grande Ingrid Bergman, dietro le quinte il David di Donatello nel 1957 per Le notti di Cabiria. Federico in un altro scatto rubato nel 1971 durante le riprese di Roma, e poi praticamente ai giorni nostri, uno degli ultimi scatti di Carlo Riccardi con Federico, che già aveva qualche primavera. Beh, questo è uno scatto che merita davvero un applauso, uno scatto che ha fatto il giro del mondo. Sono di rientro da Los Angeles con il primo Oscar per miglior film straniero per La strada, 1957, Giulietta Masina e Federico Fellini. Pensate, io lo ricordo perché è una particolarità, Blasco, che tu di sicuro saprai. La categoria miglior film straniero è stata creata proprio per il film La strada, quindi nasce da lì per poi arrivare a tanti altri film. E quindi di nuovo il nostro Federico, dico grazie di cuore all'archivio Riccardi, a Maurizio Riccardi, che ha condiviso con noi questi scatti, il grande De Sica, Alberto sul set di un film importante. Alberto ne ha girati tanti con De Sica. Ed è bello questo bianco e nero, sai, io amo sempre le foto in bianco e nero perché hanno questo alone di ricordo, no? Della storia, no, Blasco? È sempre molto piacevole. Quindi grazie di cuore e grazie per il lavoro che un archivio importante come l'archivio Riccardi continua a fare per raccontare la nostra Italia. Quanto era importante la musica, la fase della colonna sonora per Federico? Era importantissimo. Forse posso arrivare a dire che era la fase più importante e più amata da Federico. Tutti noi ricordiamo il collaboratore di una vita di Federico, il maestro Nino Rota. Quando ascoltiamo una musica del maestro Nino Rota, immediatamente la marcetta finale di 8 e mezzo, la tromba della strada, un film da Oscar, erano imprescindibili l'uno dall'altro. Arrivare dopo Nino Rota, dopo un sodalizio così grande, era molto difficile, ma arrivò un grande compositore, un grande personaggio, direttore d'orchestra, un uomo che è arrivato oggi a comporre più di 190 colonne sonore da film, che ha portato a casa un Oscar nel 1999 per la colonna sonora della Vita è bella. Signori, non mi resta che lanciare l'amico Nicola Piovani, che ricorda Federico. Che dire di Federico Fellini che non sia già stato detto? Tutto il paese ne parla, l'Europa, il pianeta, forse ne stanno parlando anche su Marte, della sua grandezza, della sua genialità. Io posso personalmente testimoniare che era dotato di una musicalità eccezionale, una musicalità non verbalizzata. Fellini non aveva molta cultura musicale, quindi non era molto in grado né di dare suggerimenti tecnici né di fare esempi di autori già esistenti, ma aveva una comunicazione extraverbale di una tale musicalità che ti induceva a trovare la musica che lui stava cercando con una facilità disarmante. Posso poi solo aggiungere che, così come nell'arte, Federico Fellini riesce a coniugare l'onirico e il realismo, che
che nella sua opera stanno sempre a confine. La grandezza dei grandi temi e il dettaglio di un personaggio ultra popolare, con lo stesso amore, con lo stesso sguardo. Così nella vita privata lui era capace di essere il grande maestro, il faro, come lo chiamavano, ma soprattutto mettere nei rapporti che viveva quel tono da compagni di ginnasio, che a lui piaceva molto e anche a noi che lo frequentavamo. Grazie maestro, grazie di cuore. Sai, Federico diceva la musica è pericolosa, Blasco. Diceva è pericolosa perché ti invade, ti entra dentro e dopo che hai ascoltato una melodia non sei più lo stesso. Nicola sta portando uno spettacolo bellissimo in giro in Italia e nel mondo, dove suona le sue colonne straordinarie. Lui è molto legato, Nicola Piovani, a Ginger e Fred, che è il film che nel quale ha incontrato Federico. Io prima mi sono dimenticata di chiederti una cosa molto bella. Tu hai lavorato per tanti anni con Ennio Morricone, che abbiamo ricordato prima. Che cosa aveva di unico un maestro come Ennio Morricone, Blasco? Che personaggio era straordinario? Guarda, io ho avuto il privilegio di lavorare con Morricone in parecchi film, film meravigliosi, non ve li sto a enunciare tutti, Sostiene Pereira, addirittura uno sceneggiato televisivo storico che si chiamava Il segreto del Sahara, che ebbe un enorme successo. E ricordo che ho di Morricone, di una persona taciturna, straordinariamente taciturno, era una persona che incuteva un grandissimo rispetto. E questo me l'ha dimostrato quando andai a seguire praticamente la colonna sonora proprio di Stanno Tutti Bene, che la incideva, lui incideva vicino a casa mia in uno studio a Piazza Euclide, e dalla caciara che facevano questi maestri. Sapete che i maestri di musica sono dei personaggi molto pericolosi, infatti l'ha dimostrato pure in Prova d'orchestra Fellini, come credo nessuno. E mi ricordo quando lui entrò, il silenzio rispettoso che incuteva in ognuno di queste persone, e durante l'esecuzione come riusciva a riguardire, ma non con cattiveria, con fermezza assoluta, qualsiasi attacco che non fosse stato perfetto. Quindi ho un ricordo di una persona strepitosa, straordinaria nel suo lavoro. Poi personalmente, umanamente, frequentavamo. La cosa meravigliosa è che nei film, specialmente quelli di Peppuccio, lui componeva sempre la colonna sonora prima di cominciare il film, e questo in certe sequenze storiche, per esempio il Nuovo Cinema Paradiso, credo che abbiano aiutato tutti gli attori, i movimenti di macchina, che ci dava questa emozione, queste sensazioni, la musica, per cui poi la sequenza è venuta quella che è venuta. Mi ricordo solo i famosi baci finali del film, l'abbiamo filmato. Beh, che tutti ricordiamo, credo che sia una delle scene che rimarranno nel firmamento del cinema. Ci sono veramente 3 o 4 sequenze in quel film lì che sono la storia del cinema ormai, però ti ripeto, quella sequenza la girammo tutti emozionati, perché praticamente era la prima volta che si vedeva anche noi, capito, come tipo di emozionatissimi da quella musica che ci accompagnava, ed è stata un'emozione straordinaria. Io veramente un grandissimo ricordo di Morricone, proprio come il vero professionista della musica, sì. Cioè, un artista puro, straordinario. Eh sì, un grande artista che avremo sempre con noi con le sue colonne sonore. Quando ci sentiamo un po' soli dobbiamo mettere su della bella musica, no? E la vita può cambiare quando tu sei circondato, certo, dalla musica. Certo. Allora, adesso facciamo un salto nella vera casa di Federico. Lo sai che l'indirizzo era sulla Tuscolana della vera casa di Federico, sì, no? Sì. Benissimo, era quello di Cinecittà, ovviamente, perché Federico ha sempre detto, quando gli chiedevano, ma lei maestro dove vorrebbe vivere? Ma io ce l'ho una casa,
Città, il Teatro 5, non c'è mica nessun problema. Io sto lì perché lì riesco a fare tutto il giro del mondo che voglio. Ma era stava lì assolutamente, lui stava lì a Ferragosto, a Natale, stava sempre lì. E allora, un attore, un regista che tutti noi amiamo tantissimo perché è estremamente estroverso, simpatico, carino. Quando aveva 28 anni, Federico lo chiama a interpretare se stesso in un film che si chiamava Intervista. Guardiamo un po' chi c'è a Cinecittà per questo saluto al meeting. Ciao Francesca, buonasera Rimini. Ecco, mi dispiace non essere lì con voi, però sono venuto in un posto altrettanto felliniano. Non prendetevela, perché appunto Rimini e Fellini, però anche Cinecittà e Rimini, e io sono appunto qui a Cinecittà. L'altra cosa è che questo piazzale è proprio dove ho girato alcune delle scene di Intervista, per cui sono veramente molto legato a questi luoghi che mi ricordano tantissimo Federico. Io non sono lì con voi, cosa dire di Federico? Io ha attraversato completamente la mia vita, passano gli anni e mi ritrovo sempre ancora a parlare di Fellini. Ho fatto il Fellini giovane, Federico non mi ha mai detto che io avrei interpretato Fellini, me lo dicevano intorno, gli altri mi dicevano che io ero il Fellini giovane. Io peraltro non sono del nord, non sono romagnolo, sono addirittura pugliese, però, e quindi sono meridionale, però Federico mi aveva tolto un po' di peli, evidentemente la peluria è sinonimo di meridionalità, per cui lui mi aveva un po' sbiancato, mi aveva tolto i peli, mi aveva tolto qui un po' di peli dalle sopracciglia. Poi io gli dicevo anche che ero sagittario, però lui diceva: ah, sei sagittario. Poi quando mi presentava diceva: ecco, questo è Sergino, è capricorno come me, per cui diciamo lui in qualche modo sovvertiva la realtà e mi ha fatto diventare un pezzo di voi. Ricordo questo di quest'uomo, a parte il suo cinema, ma non posso essere io a ricordare o a celebrare il cinema di Fellini, ricordo questa sua capacità di sovvertire la realtà, di modificarla alla luce del sogno, alla luce della fantasia, alla luce della visione, di renderla più godibile o più terribile, ma di saper leggere la realtà attraverso una realtà fittizia che si inventava e nella quale lui viveva e portava tutte le persone che gli stavano intorno a vivere insieme a lui. Questa capacità da mago è la cosa che più mi rimane di Federico, è un mago che cambia le regole del mondo e ha cambiato le regole anche della mia vita. Ringrazio la vostra città tantissimo, ciao Federica, Francesca, no, ecco vedi lapsus felliniano, ciao Francesca, tanti auguri, spero che la serata proceda al meglio, voglio a tutti quanti voi tanto bene, grazie ancora, buona serata. Grazie, grazie a Sergio Rubini. Fantastico. Fantastico. Francesca, ti posso rubare un secondo? Ma non mi rubi niente, noi condividiamo questa serata, tu sei l'ospite d'onore. Che meravigliosa. Per riallacciarmi proprio a quello che ha detto Rubini, sai, ormai Fellini è osannato, si sa un po' tutto di lui ormai, però quello che forse pochi sanno, la sua meravigliosa capacità di umorismo, cioè era un umorista nato. Vi racconto questo piccolo episodio. Arriva la voce a Cinecittà mentre io stavo girando un film che deve arrivare Ingmar Bergman a fare un film con lui, deve essere un trittico Kurosawa, Ingmar Bergman e Fellini, cosa per la mia generazione, forse i giovani non lo sanno, ma erano i più grandi registi del mondo in quel periodo. Quindi io emozionatissimo, stando lì a girare, dice: Fellini lo conosco, arriva Ingmar Bergman, io arrivo lì, perlomeno lo tocco, ho questa sensazione meravigliosa di toccare un dio del cinema. Arrivo al Teatro 5, c'era il solito barriera di persone, io mi faccio: guarda, sono amico, fammi entrare, non c'è stato verso di farmi entrare. Arrivò Ingmar Bergman con i suoi bodyguard, entrò dentro, e questo misteriosissimo pranzo mattutino. Io finisco di girare, alla fine della lavorazione si era un po' sfoltita tutta la gente, i paparazzi, non ho idea che cosa è stata quella giornata. Mi avvicino al teatro numero 5, c'era l'aiuto regista, il celebre Maurizio Menn, che è stata la sua colonna Vero. Per molti anni, persona fantastica. E gli dico: Maurizio, ma è venuto Ingmar Bergman, io adesso vado a sentire le opinioni di Fellini, perché chissà cosa mi dirà. Insomma, un incontro di due giganti assoluti del cinema.
vado su tutto trafelato, lui era lì nella sua scrivania, gli faccio: Fellini, ma è arrivato Ingmar Bergman, ma una cosa, farete un film insieme, ma com'è, com'è? Lui alza gli occhi e mi guarda, è molto magro. Cioè, l'ho trovata, questo signore era lui, cioè l'ho trovata una cosa meravigliosa, questo, sì. Capito? Questo era lui, non c'è niente da fare, cioè riusciva a smimetizzare tutto. Senti, tu hai ricordato il grande Ingmar Bergman, per me nel mondo della storia della cinematografia c'è Chaplin, no? Come se fosse un primo tempo del cinema, e in un secondo tempo Bergman, Fellini e Kurosawa sono i tre nomi che resteranno per sempre. E devi sapere che io ho una lettera bellissima che Ingmar Bergman spedì a Federico dicendo che aveva visto per la settima volta Amarcord, che era il suo film preferito. Voi pensate, no? Un film dove Federico insieme con Tonino Guerra sono riusciti a raccontare le quattro stagioni della vita arrivando ai confini del mondo, ed è stato uno dei film più amati. E dove lui dice, Ingmar Bergman, a Federico in questa lettera: ho cercato di fare di tutto, perché il suo Alexander, bellissimo, no? Fanny Alexander è il suo Amarcord, no? Ho cercato di fare di tutto per poter riportare Amarcord nel mio mondo, ma non ce l'ho fatta, maestro. Chapeau. Questo era Ingmar Bergman. Tu sei molto legato a Pupi Avati. Pupi Avati, tu hai lavorato, no? Con sì, ho fatto, Avati. Avuto la fortuna e il privilegio di farci quattro film con lui. Chi è Pupi secondo te oggi, Pupi Avati? Guarda, Pupi, in Italia? Secondo me, io ritengo che sia, a parte che tu sai che Pupi ha cominciato la sua carriera cinematografica dopo aver visto Otto e mezzo, me l'ha raccontato, sì. Lui restò talmente influenzato da Otto e mezzo che ha deciso, da un ottimo dirigente di Surgelati, di passare alla magica macchina del cinema, e lui restò. Io penso che per me è stato Pupi, lo è, uno dei pochissimi registi in cui io mi sono riposato, perché lui veramente ha tutto in testa, tutto lo storyboard, ci fa i suoi disegnini, ed è molto difficile entrare nel suo cinema, intendimi bene, cioè io sono abituato con i miei registi delle volte a cambiare a certe situazioni visive, a trasformarle. Pupi ha talmente tutto in testa e preciso quello che vuole, che per me lavorare con lui è solo un gran riposo. E poi credo che sia uno, oggi forse l'unico regista italiano che riesce ancora a dare visivamente l'emozione, cosa che ormai non fa più nessuno. Hai ragione. Un altro connubio musicale bellissimo, prima abbiamo ricordato Federico e Nino Rota, il grande maestro Morricone con Peppuccio Tornatore, lui era con Rizzo Ortolani, no? grande è stata una bellissima, ma sono anni di collaborazione, Collaborazione bellissima. Sai, quando ci sono questi binomi e si rompono, chi rimane solo ne risente, non c'è, in una maniera o in un'altra ne risente, anche con Peppuccio quando non ha più lavorato con Fellini, con Morricone, con Fellini quando non ha più lavorato con Nino Rota. Con Nino Rota, cioè, capito, sono piccole fratture che ci vuole del tempo per ricostruire. Allora, sai che dopo il lockdown ha ripreso a lavorare Pupi, in questo sì, momento sta è impegnato, sta girando un film. Proprio lei, a Ferrara. Esatto, Lei mi parla ancora, tratta da un libro di Giuseppe Sgarbi, il papà del professor Sgarbi, con Stefania Sandrelli, Pozzetto, Gioele Dix, però voleva esserci questa sera, perché come hai detto tu, parte tutto dalla visione di Otto e mezzo. Certo, e così io invito tutti a seguire con grande attenzione che cosa in questa chiacchierata con l'amico Pupi Avati ha detto dell'amico e dell'uomo e dell'artista nella sua finale di partita, Federico Fellini. Ascoltate con grande attenzione Pupi Avati. Pupi, grazie di essere con noi in questa serata. So che ci tenevi particolarmente anche perché sei amico del meeting, dell'amicizia fra i popoli, è così, no?
Sono venuto più volte, devo dire sempre con dei risultati clamorosi, perché lì c'è un'energia fantastica che mi viene trasmessa, per cui mi sono anche molto confidato di fronte a centinaia di persone, perché sono platee sterminate, però mi sono trovato ad un rapporto estremamente confidenziale, come se parlassi uno ad uno, e questo è molto bello. Questo accade solo al meeting. Questo accade solo al meeting e accadrà anche in questa special edition, perché quest'anno è una special edition per tutti, no? Sì. E allora in streaming cerchiamo di raggiungere il mondo. Ma veniamo al nostro Federico. Tu hai detto che il film 8 e mezzo ha cambiato la vita a molte persone. L'ha cambiata anche a te, Pupi, la visione di 8 e mezzo? L'ha cambiata anche a me. Io, viaggiando molto, frequentando festival, quindi trovando in giro vari colleghi, soprattutto miei coetanei, quindi giovani una volta e meno giovani oggi, moltissimi di loro mi hanno confidato di aver cominciato a fare il cinema perché avevano visto quel film lì, perché quel film lì è un film tossico, profondamente tossico, contiene un virus, in questo senso benevolo, non cattivo come il Covid, che ti trasmette la passione per il cinema. Cioè si esce innamorati della figura del regista. Federico Fellini è riuscito a raccontare una storia in cui veramente il regista, ed è la prima volta nella storia del cinema, diventa un personaggio carismatico. Noi che credevamo che il regista fosse una specie di vigile urbano che diceva entra di là, esci di là e poco di più, ecco, invece improvvisamente abbiamo capito che riusciva attraverso il cinema a raccontare la parte più intima, più personale, più segreta, più contraddittoria di se stesso, delegando Marcello Mastroianni, che come una specie di robot lo interpretava in un modo così puntuale. Per cui non, tutti quelli che hanno visto 8 e mezzo in quegli anni là non è che volevano diventare registi, volevano fare di mestiere Federico Fellini, come se Federico Fellini fosse una professione. Senti Pupi, tu sei emiliano, Federico era romagnolo. Ahimè sì. Che cosa c'è di diverso? Tu hai detto c'è di diverso un mondo e una nostalgia che ho io nei riguardi dei romagnoli, perché io avrei voluto veramente essere romagnolo, perché ne conosco veramente le differenze, soprattutto nelle donne, perché soprattutto le donne romagnole, quindi sto parlando anche di te, hanno una sorta di misteriosa forza e temperamentale, creatività, fantasia, adesione con le cose del mondo, sia quelle dolorose, perché affrontano anche i dolori con una forza e un coraggio strepitosi, e che è la gioia, sono portatrici di grande gioia, di grande festosità, che non si risolve solo nel portare a tavola i tortellini o le lasagne o i passatelli, ma si risolve nell'amore, in tanti aspetti, nell'amicizia, nell'accoglienza. È sufficiente per una donna romagnola, è sufficiente sapere che questa è una brava persona. Brava persona è una password che diventa internazionale, apre le porte ancora adesso è così. Io mi accorgo quando vengo in Romagna che ancora adesso c'è un senso dell'accoglienza che si fonda sulla è una brava persona. È una brava persona, quindi apriamo le porte, diamogli a mangiare, diamogli a dormire, che sono le cose fondamentali delle nostre terre. Senti Pupi, c'è una vicinanza con Federico anche per via Margutta, che è la strada che vi ha unito per tanti anni, e anche con la chiesa di San Giacomo. Perché la chiesa di San Giacomo, che era così importante per tua madre, per zia Giulietta, vedevi anche Federico ogni tanto in questa chiesa importante di San Giacomo? Sì, devo dire che Federico, che veniva dalla cultura contadina, assomigliava come me d'altra parte, assomigliava un pochettino a quelli che sono gli uomini della cultura contadina, che la domenica si mettono il vestito e la camicia bianca senza cravatta bottonata e vanno a messa, ma a messa ci vanno stando fuori dalla chiesa, cioè le donne entrano e stanno a messa e gli uomini stanno, quindi io Federico l'ho visto più fuori dalla chiesa di San Giacomo che dentro la chiesa di San Giacomo. L'unico giorno in cui, e mi sono preoccupato, e dopo gli ho telefonato immediatamente, in cui sono entrato una mattina a San Giacomo e l'ho visto seduto solo, in questa chiesa deserta, era seduto in una delle panche. Allora l'ho chiamato poco dopo
e mi ha detto: è morto mio fratello, era morto Riccardo. Ecco, quella cosa mi vengono ancora i brividi, perché lui tutte le volte che parlavamo lui non citava continuamente il mio rapporto con mio fratello, comparando il suo rapporto con Riccardo, che come tutti sappiamo non è stato un rapporto facilissimo, è stato un rapporto controverso, complicato, ci sono stati momenti di vicinanza, momenti anzi anche di scontro, in cui lui gli chiese addirittura di cambiarsi nome, e poi alla fine c'è stato questo riavvicinamento, e forse anche questo senso, non voglio dire di colpa, ma insomma di tentativo di recuperare una vicinanza, un tempo che avevano consumato, sprecato, stando lontano. Aspetta che spengo. Ecco, scusa. No, non ti preoccupare. Era il 1991, quando è scomparso lo zio Riccardo. Via Margutta è importante anche perché in una saletta tu sei stato tra i privilegiati che hanno visto in una saletta per 10 persone l'ultimo film di Federico, è vero? Cosa ricordi di quella? Beh, mi ricordo, questa è una grande lezione, non c'è conferenza che io faccia, incontro pubblico che io faccia in cui non racconti che cos'è un grande regista alla fine della sua carriera, perché quella esperienza fu veramente un'esperienza molto speciale, perché prima dell'inizio eravamo sì una decina di persone, mi ricordo che ero seduto di fianco a Sergio Zavoli e mentre tua zia Giulietta rimase alla proiezione, Federico invece come faceva sempre siate buoni, scappò via un po' da vigliacco e ci lasciò a vedere questo film ed era una copia lavoro, quindi era una copia ancora con delle inquadrature in bianco e nero, colori, con le musiche provvisorie, senza il doppiaggio, si sentiva la voce di Federico che suggeriva le battute. Insomma, bisognava essere veramente degli esperti, dei tecnici per capire la qualità di questa cosa. E dopo un quarto d'ora dall'inizio ero seduto di fianco a Giulietta che era seduta dietro il banco del mixer. E suona il cicalino e tua zia risponde: pronto? No, piace. Cioè Federico stava chiedendo se il suo film piaceva a noi. Bene, ha chiamato 3 volte quella sera. Hanno riso, track. Ecco, questo vi fa capire come un grande regista noto in tutto il mondo, con gli Oscar che aveva vinto, con la sicurezza che avrebbe dovuto accompagnarlo, dipendeva ancora da questi 10 imbecilli che erano lì in quella sala, che avrebbero detto capolavoro anche se avesse proiettato Coda Nera, Muta, qualunque cosa avesse proiettato, ecco, dipendeva ancora dal parere, dall'opinione degli altri. E questo è un aspetto che mi intenerisce moltissimo, perché se Federico Fellini era ancora così fragile alla fine della sua carriera, immagina tutti gli altri che cosa possono essere. C'è un film mai fatto, c'è un episodio su un film mai fatto di Federico, no? Non si doveva sapere che Fellini sarebbe stato il regista di questo film, è vero Pupi? Era un segreto, era una cosa che sarebbe stata fantastica se io potessi aver avuto questo vantaggio, perché fu un suggerimento che gli diedi nel momento in cui mi resi conto, vedendo proprio la voce della luna, che lui stava spostando dei palazzi da solo, degli edifici, ci occorreva una forza, perché quando gli scrissi anche una lettera dicendo: quando lavori tu lavoriamo tutti, ed era vero, perché quando cominciava un film Federico Fellini tutta la Roma cinematografica si mobilitava, era come se lavorassimo tutti, lui questa lettera l'ha sempre tenuto in tasca, e allora, ma era uno sforzo che per un uomo, voglio dire, che aveva lavorato tanto, impegnato tanto, secondo me non meritava più, si sarebbe meritato un piccolissimo film, un film segreto, un film all'insaputa di tutti, girato senza che nessuno lo sapesse.
Ecco, e questa cosa lo sedusse, gli piaceva, anche se si chiedeva ma dove possiamo andare, dove non mi riconoscono, perché questo non era un problema secondario, perché Fellini lo conoscevano tutti praticamente, però probabilmente l'avremmo anche potuto risolvere, però purtroppo accadde che si è ammalato, quindi tutte queste fantasticherie meravigliose sono rimaste là. Federico aveva accarezzato il progetto di un film sull'inferno di Dante. Zeffirelli si era avvicinato all'idea di un progetto. Dopo 20 anni la RAI rende possibile quello che è stato. Sì, ma non è la stessa cosa, perché loro volevano fare la Divina Commedia, volevano fare l'inferno. Io non ho il coraggio, non ho le forze, non ho l'ardire, non lo sento neanche necessario. Io penso che invece sia necessario raccontare la vita di Dante Alighieri, perché noi tutti abbiamo imparato a odiare Dante Alighieri attraverso la scuola italiana, che ha fatto di tutto per farcelo odiare, per rendercelo odioso, antipatico. Mentre invece Dante Alighieri è un ragazzino meraviglioso, basta leggere La Vita Nova, che per capire il livello di sensibilità, di tenerezza di questo adolescente nei riguardi di questa ragazzetta, che lo saluta dopo 9 anni che lui l'aveva dietro. Quindi c'è una storia, quella di Dante, bellissima, che si fonda su questo assunto, che il dolore produce poesia. Cioè la vita di Dante Alighieri è una vita segnata dal dolore, continuamente dal dolore. Lui assurge ai livelli più alti della poesia attraverso il dolore. E questa secondo me è una cosa che ormai alla vigilia dei 700 anni dalla morte, finalmente la RAI dopo 18 anni si è deciso di dirmi facciamolo. Senti Pupi, salutandoti e ringraziandoti davvero di cuore di essere stato con noi in questa serata, grazie di cuore. Che cosa vorresti dire al tuo amico Federico, che magari non sei riuscito a dire perché il tempo te l'ha portato via in un'altra dimensione? Mi sembrerà strano, ma la cosa che mi piaceva di più di Federico era quando mi telefonava per dirmi buona Pasqua, che è un augurio che non fa nessuno al mondo. Bellissimo. Era l'unica persona che ti telefonava per dirti buona Pasqua. Ecco, mi manca quel buona Pasqua di Federico. Bene, Pupi, ti ringraziamo, ti auguriamo davvero di cuore tutte le cose più belle questo, grazie. Questo tuo progetto. Federico, grazie. Grazie, Pupi. Grazie. Beh, io devo dire che normalmente si dice abbiamo fatto un workshop con un regista. Sono stati 13 minuti di workshop, di grande lezione di vita del maestro Pupi Avati. È un affabulatore straordinario. Beh, ha detto delle cose bellissime. Bellissime, poi ti puoi immaginare, ecco, lavorare con lui, che godio che c'è anche intellettuale, perché è una delle persone... ma raffinato mentalmente, sì. Non so, cose che non sì. Si trovano più. Assolutamente sì, grazie, grazie Pupi, davvero di cuore, cuore, cuore. E ha ricordato, sai, Sergio Zavoli, ha citato, no? Sergio che è venuto a mancare, e lo salutiamo perché anche il grande Sergio Zavoli adesso è, come dico sempre io, nella porta accanto, ma adesso arriva un ospite pazzesco, il grande professor Antonio Monda. Buonasera professore, in collegamento con noi, Antonio Monda. Buonasera, grazie per avermi invitato. Grazie di essere con noi in questa festa, lo ricordo, per le 120 piazze nel mondo il professore insegna nella Film and Television Department della New York University presso la cattedra che è stata anche di Martin Scorsese ed è direttore quest'anno artistico per il 6° anno alla Festa del Cinema di Roma. Grazie di cuore di essere in una festa per Federico, Antonio. Non... è un onore per me. Non potevi mancare. Io innanzitutto voglio dire che quest'anno la festa lo celebreremo con un bellissimo corto che si chiama Fellinette, che tu conosci bene. Grazie. Sono onorato di invitarlo. Grazie, grazie Antonio, grazie. Complimenti. Grazie. Poi voglio dire una cosa, io credo con la possibile unica eccezione di Charlie Chaplin, cioè Fellini, e poi ci sono tutti gli altri, cioè ci sono i grandi registi, grandissimi registi, ma Fellini è un'altra cosa. Fellini è un genio,
è qualcosa di misterioso che ogni volta ci racconta la vita nella maniera più inaspettata. E poi è tra i pochissimi, ripeto, con la possibile unica eccezione di Chaplin, che riesce a farci piangere e a ridere come nessuno, perché Fellini era anche buffissimo, divertentissimo, parlo dei suoi film, perché io l'ho conosciuto molto poco, molto superficialmente, purtroppo. Ma come si ride in Roma o in Amarcord, e come si piange in questi stessi film, o nelle Notti di Cabiria, o in Otto e Mezzo, o nella Dolce Vita, sia che parli della grazia che viene persa, sia che parli della speranza che comunque rimane, sia che parli di redenzione, sia che parli di corruzione, sono alcuni dei tantissimi temi che ha toccato, Fellini ha uno sguardo che può essere imitato ma è sempre inimitabile, solo lui riesce a raggiungere questa profondità e questa intensità e questa poesia. Senti Antonio, tu hai un osservatorio privilegiato, sai che questa sera ci sono in collegamento con noi, è una mondovisione bellissima, sai, perché con questo azzeramento del Covid che non ci ha permesso di andare noi nel mondo a raccontare Federico, grazie al meeting questa sera tutti i ragazzi del mondo ci stanno seguendo, in 120 piazze e teatri, è una cosa pazzesca, sai, mi vengono davvero i brividi. Allora, tu che hai l'osservatorio privilegiato, con i tuoi alunni che incontrano Federico, che emozioni hanno? Ci puoi raccontare che cosa accade quando tu fai vedere un film in bianco e nero e quali film, per esempio, proponi ai tuoi alunni? Che cosa accade quando i ragazzi che hanno i bioritmi del 2020 incontrano per la prima volta Fellini? Dunque, rimangono perennemente sbalorditi dalla modernità di Fellini. Il suo linguaggio anticipava all'epoca delle cose che ancora adesso molti registi stentano a fare, ma è non legato al tempo, ma è legato all'eternità. Il suo cinema parla sempre di temi che non sono mai legati alla cronaca. Vi parlavo prima di redenzione, di grazia, pensa alla cosiddetta trilogia della grazia, quella che parte dalla strada, poi con il bidone e poi con le notti di Cabiria, film uno più bello dell'altro. Assolutamente. Pensa alla Dolce Vita, che è la storia di un uomo che si perde, dove racconta le sue paure, una persona che ha del talento, che potrebbe diventare un grande scrittore, invece preferisce essere un giornalistucolo che si perde tra una festa e un'altra, tra un oggi e l'altro. Pensa a Otto e Mezzo, la riflessione di un uomo di mezza età che ha raggiunto tutto ma non ha le cose più importanti. Ci sono dei cani, mi chiedo scusa, ma anche questo fa parte della vita e della diretta, della soprattutto diretta. Basta che non ti mangino, cioè sono familiari, ecco. Loro, veramente. Ah, perfetto. È un uomo che ha raggiunto tutto, sai che il titolo originario era la bella confusione della Dolce Vita, sì. Scusami, degli Otto e Mezzo, e potrei continuare. Pensa al ricordo che ha agrodolce ed esilarante e commovente dei Rimini, siete lì, è ricostruita quasi interamente a Cinecittà in Amarcord. Pensa al modo in cui racconta Roma in quel film meraviglioso e un pochino trascurato che appunto si chiama Roma, con delle invenzioni straordinarie, la scena della metropolitana in cui viene scoperta all'improvviso una villa romana, oppure il teatro dell'avanspettacolo, o forse quella che a mio modo di vedere è una delle sequenze più belle di tutto il cinema felliniano, quella in cui il protagonista, l'attore si chiama Peter Gonzales, che interpreta Fellini giovane, scende in un quartiere popolare, credo sia San Lorenzo, ma è ricostruito, quindi non esiste quel quartiere, e va a mangiare in piazza. Ebbene, una sequenza di circa 12 minuti dove in realtà non succede niente. Questa è la sua grandezza. C'è soltanto un uomo che va a mangiare della cucina romana e incontra dei personaggi, uno più colorito, uno più bello degli altri. Ecco, in quei momenti, per citare una battuta un po' cattiva che gli fece Pasolini, ma io voglio dirlo in positivo, danza come non sapeva danzare nessuno. Eh sì. Senti Antonio, ai ragazzi che ci stanno seguendo, che da grandi vogliono intraprendere la strada del regista, qual è il film che tu consigli
per primo, un ragazzo, diciamo un adulto, 18-20 anni, non siamo, il primo film di Fellini che gli consigli di vedere. In assoluto, qual è il più bello? Probabilmente 8 e mezza. Se mi chiedi, 8 e mezza. Se mi chiedi il film più accessibile a Mark Ord, se mi chiedi il film che io segnalo per il cuore puro che racconta Le notti di Cabiria. Tu hai sceglierei questo, Le notti di Cabiria. Fantastico. Senti, io questa sera ho suggerito ai ragazzi e a chi vuole studiare e amare Fellini e incontrarlo anche per la prima volta di acquistare un libro che si chiama Fare un film, un libro meraviglioso. Un libro meraviglioso. Ne consiglio un altro, la biografia di Tullio Chesi. Cioè, sto dando dei pilastri perché erano i libri dove c'è veramente Federico, seguiti da Federico, perché sai, ne sono usciti tanti, ovviamente. Qual è il libro di Antonio Monda che consiglierebbe Antonio su Federico, invece? Federico, beh, un po' l'hai detto tutte e due. C'è anche un bel libro a cura della Tornaboni, che siamo un regista a Cinecittà. Ah, certo. Soprattutto fotografico, poi il libro dei sogni di Fellini stesso, però il più bello di tutti è quello che ha scritto lui stesso, Fare un film. Io ricordo quasi a memoria l'incontro descritto con Totò, quando Totò è ormai quasi cieco alla fine della sua carriera, eppure si muove come se vedesse, e poi va da Fellini e gli dice: siete diventato un registone, un grande regista, che lo conosceva agli inizi, quando ancora poteva non diventarlo, un registone. Bellissimo. Antonio, noi ti lasciamo e ti ringraziamo tantissimo di averci dato questa tua... Un bellissimo omaggio. Fellinette, un bellissimo omaggio, sono orgoglioso di averlo alla festa. Grazie, soprattutto io sono molto felice di essere alla tua festa, perché Federico, ricordiamo una delle battute più belle che fa dire a Mastroianni in 8 e mezzo: la vita è una festa, viviamola insieme. Viviamola insieme. E allora alla tua festa del cinema nella città di Federico, Roma, per la prima volta questa sera c'è con me il mio direttore della fotografia Blasco Giurato, in presenza qui da Rimini, che ha firmato la mia fotografia. Questo è il disegno della piccola Fellinette, e sono davvero onorata di raccontare la mia favola con Federico, il re dei visionari. Grazie Antonio, grazie ancora di essere stato ospite con noi. Buona serata e buona continuazione. Grazie. Ma che bello, che bello, che bello, che serata ricca. Non vorrei che finisse più questa serata, ma adesso devo andare subito a casa di una grande amica di Federico, una che tutte le volte che lo vedeva diceva: Federico, devi sapere che qui nel nostro circo c'è sempre una roulotte tutta per te. La casa di Fellini, la seconda casa di Fellini, era il circo, e lui diceva: i clown sono gli ambasciatori della mia visione del mondo. E allora ci tuffiamo subito nei ricordi dell'amica di casa Fellini, Liana Orfei. Vediamolo. Questo è uno splendido libro, il libro I Clown, molto caro a Liana, un libro bellissimo che Blasco conosce bene, con una dedica importante che Federico le ha lasciato, e lei l'ha voluta condividere in questa serata con noi. Ciao, ciao Franceschina, ciao bella Fellinette, Dio come vorrei essere con te lì a Rimini. Sono qui, però sono lì con il cuore, con lo spirito e con l'anima. Ti ringrazio, Francesca, ti ringrazio di avermi dato, non è un'opportunità, è un grande onore. Il grande onore di ricordare cosa è stato Federico Fellini per noi Liana, Nando, Rinaldo, Orfei, e per la gente del circo. È inutile che io ricordi che è stato Federico Fellini per il mondo. Sappiamo tutti che è stato il più grande, non uno dei più grandi, il più grande personaggio che ha creato delle cose stupende che piacevano ai giovani, non dico ai bambini logicamente, ma ai giovani e agli anziani nella stessa maniera. Federico era un giovane e i suoi lavori ancora oggi piacciono ai ragazzi, e questo è importantissimo. Per me è stato tutto, perché la mia carriera cinematografica la devo a lui,
ci siamo incontrati per la prima volta, non noi, ma lui nel circo, proprio per me, perché venne a vedere il mio volto, così voleva vedere un viso differente da quelli soliti del cinema, per un suo ruolo. E venne a vedere il nostro circo a Roma. E io non feci mai il film perché non era adatto il mio viso, ma lui divenne il nostro grande, grande amico, il nostro fratello. Lui diceva che noi facevamo parte della sua famiglia. Pensate che onore era in fondo per noi che un grande Federico Fellini dicesse a tutti: ma gli Orfei, Liana, Nando, Rinaldo sono la mia famiglia. E questo lo dicevi anche te, da piccolina. Ti ricordi quando mi chiamavi zia Liana? Bene, Felinette, questo mi fa una grande gioia. Una grande gioia poter dire che cos'è stato Federico Fellini per noi. Per i miei fratelli, per Nando. Nando è stato importantissimo, un amico, l'amico del cuore. Tant'è vero che Federico l'ha voluto suo protagonista nel film, il suo capolavoro, Amarcord, nel ruolo del Pataca. Ha avuto un'immensa soddisfazione, ha amato molto quel personaggio. E che cos'è stato Federico per la mia mamma, che faceva i tortellini? Quando noi stavamo anche a 100 km di distanza, lui diceva, mandava un messaggio: arrivo per i tortellini della signora Alba, di mamma Alba. E la mia mamma ha amato questo nostro rito. E che cos'era per Rinaldo e per me, per tutti noi? Federico è stato, ed è tuttora, una cosa importantissima, indelebile. Perché? Perché l'importanza del suo personaggio, che cos'è stato lui per il mondo e cos'è stato per noi del circo. Io non posso dimenticare quando lui veniva tutte le volte che noi eravamo a Roma alle feste di Natale con il nostro circo, veniva a bussare lui e Giulietta. Pensate, questi immensi personaggi venivano a bussare la mattina di Natale alle carovane dicendo: buon Natale da Federico e da Giulietta. Vi rendete conto? Cos'era anche per gli artisti, per gli stranieri, che conoscevano quell'immenso personaggio, vedete che bussava le nostre carovane. Questo per dirvi che un personaggio così grande può essere anche piccolo nelle cose, dare a noi piccoli tanta della sua grandezza. E poi alla sera, per esempio, sempre quando eravamo qui a Roma con il nostro circo, finito lo spettacolo, c'erano le prove degli artisti che magari avevano sbagliato l'esercizio, c'erano le prove dei leoni, delle tigri, dei cavalli. Ebbene, lui, anche Giulietta, ma lui in particolare, si trasformava, diventava un altro, diventava quel bambino piccolino che lui raccontava. Lui l'ha raccontato, io non c'entro, lui l'ha raccontato. Quel bambino piccolino che quando arrivava al circo, lui correva per dare una mano, aiutava per mettere le sedie, per mettere una cosa, per mettere a posto un'altra, per avere il biglietto omaggio per andare a vedere lo spettacolo alla sera gratis, la sera del debutto del circo. Di qualsiasi circo, non del nostro, logicamente, lui era piccolino. E poi che cosa faceva il piccolo delinquentello? Dopo aver visto lo spettacolo a Sgnacco, quello della sera del debutto, andava tutte le sere, alzava il telone, ti infilava sotto e si vedeva lo spettacolo fino alla fine, tutti i giorni, fin tanto che il circo rimaneva lì. Questo per dirvi che cos'era il circo per Federico, e lo ha dimostrato nei suoi lavori. C'è stato un grossissimo personaggio, non mi sfugge in questo momento il nome, che in un dibattito che avevamo un attimo così in televisione, in un'intervista, io dissi Federico era tanto per il circo, e lui disse: se non c'era il circo non ci sarebbe stato nemmeno Federico, nel senso che Federico era l'anima del circo. Lui ha saputo tirare fuori dal circo tutto ciò che c'era di bello e anche di brutto. Federico, il grande Federico, che in questo momento sta dirigendo il suo film più bello, più spettacolare, insieme a Giulietta, che lo ha raggiunto subito dopo pochi mesi, e insieme a Nando, a mio fratello Rinaldo, al suo Pataca, che staranno senz'altro ridendo, ricordando le meravigliose serate, finito lo spettacolo, quando andavamo tutti, finito lo spettacolo, dalla Cesarina, a farci delle scorpacciate di tortellini e di lasagne,
e ricordando quanto era bello stare insieme e che gioia ci dava poter vivere questa emozione. E io ringrazio te, Felinette, ringrazio te, Franceschina, e vorrei che tu mi salutassi con un grosso bacione tutti gli amici di Rimini, ma io vorrei, come ti dico, voglio ringraziare te per la gioia che mi hai dato, per esternare in piccola parte quello che io penso, quello che io sento per Federico, per Giulietta e anche per te, che sei la mia famiglia. Ciao bella, bacione. Ciao amici, un bacione a tutti. Grazie Eliana, grazie. Sai, è una serata speciale perché innanzitutto tutte queste persone, questi grandi amici, personaggi, lei è una colonna portante del circo nel mondo, Liana, hanno sfogliato per gli amici del meeting un album dei ricordi straordinario. Non è da tutti riuscire a raccontare tutte queste cose anche per la prima volta. Io la Liana la chiamo zia Liana perché sin da piccolina ho cominciato ad entrare dentro un circo. Ero terrorizzata solamente dal nanino che c'era all'entrata. Io ero piccolina come il nanino e dicevo ciao nanino bello, perché volevo, in qualche modo ero terrorizzata. E al circo, ringraziando Antonio Monda che ha dato questo annuncio, che io non potevo dare perché l'ha dato lui e giustamente il direttore artistico, la nostra Felinette. Che cosa abbiamo vissuto insieme, allora, guarda, Blasco? Io volevo anticipare un po' Antonio Monda perché quando si dice che certi geni si trasmettono, è vero. Io ho lavorato con te in questo corto e come dicevo prima che ci sono pochissime persone che riescono a dare oggi visivamente l'emozione, la sensibilità, credo che oggi nel cinema sia la cosa più difficile. Con questo tuo piccolo, e ritengo, chiamo gioiello, perché è un vero piccolo gioiello e chi lo vedrà mi darà ragione, chi l'ha visto mi ha dato ragione. Perché coppia lavoro, ovviamente, sì, stiamo parlando anche grandi personaggi del mondo dello spettacolo, esatto, che hanno avuto il privilegio di vederlo in coppia lavoro, di farlo vedere in coppia lavoro. Tutte le persone che hanno, anche le più, diciamo, avvezze a vedere ogni tipo di lavorazione, alla fine non è che gli spuntasse la lacrimuccia, ma subito volevano parlare per rompere un'emozione, per non fare vedere questa grande emozione. Io ti dico, aver lavorato con te, a parte la gioia infinita, ho ritrovato quella stessa emozione che mi aveva dato tuo zio. Non te lo dico per piaggeria, perché sai, io sono ormai un vecchio decadente, quindi non ho bisogno di... Fossero tutti per... così vecchi decadenti. No, ti assicuro, quindi... Io sono felicissimo di averti aiutato in questa tua esperienza per visualizzare in una maniera così dolce, che credimi non mi era mai successo in vita mia, di affrontare un lavoro con tanto amore e tanta passione. Grazie Blasco. L'abbiamo fatto veramente. Innanzitutto pochissimo. L'abbiamo girato in 12 ore, sì, nel corto. Non lo dire vedrete. Mai. Allora, no. ti dico il segreto dei lavori. Quanto ci avete messo? Due settimane. Chi lo vede, sì, non può essere stato, insomma, girato in 12 ore. Una brevissimamente, cosa, diciamo, di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando che quando pensato che tipo di omaggio io potessi fare a questo re dei visionari che ha buttato tanta polvere di stelle il giorno che sono nata, no? A Bologna. Sai, un giorno leggevo di Tullio Chesi, c'è un libro che lui ha scritto criticando anche un po' in generale chi diventa erede, no? Non si prende la patente per diventare erede di un personaggio famoso. La vita ti catapulta dentro qualcosa e il mondo è sempre pronto a criticare, devo dire, non è facile essere i nipoti di, i figli di, no? È sempre difficile e ti devi muovere in punta di piedi perché avrai molte più critiche.
E allora io ho pensato che partendo da un sogno di cartone, che era il regalo più bello che mi aveva fatto lo zio Federico, un disegnino che aveva chiamato la Fellinette dopo una passeggiata sulla spiaggia, io potessi mettere in moto questa bambina proprio con la macchina del tempo, farla diventare un cartone animato e poi tuffarla dentro una scatola magica che per me, come per lo zio Federico, è stato il circo dentro un tendone. E poi ovviamente è tutto magia, quello che è stato girare con Milena Vukotic, Ivano Marescotti, Sergio Bustric, con un team straordinario di ragazzi che si occupano di animazione, ragazzi di 20 anni straordinari che hanno fatto un lavoro partendo dai disegni di Federico, che avrete voi poi il giudizio. Quindi ragazzi, siccome la vita è una festa, viviamola insieme, vi aspettiamo tutte 120 le piazze nel mondo alla Festa del Cinema in ottobre dal 15 al 25 a Roma. Andiamo tutti nella capitale, no? Sì, per vedere questo, vi assicuro, tutte le strade portano a Roma. Un piccolo gioiello. Bene, io sono stata onorata di aver avuto il mio debutto con te, Blasco, perché è stato un piacere, ma lo dico proprio perché tutti i giovani che erano su quel set dicevano che c'era da imparare da te e da vederti come esempio, quindi grazie. Allora, adesso c'è un'altra sorpresa, c'è un regista molto famoso, un visionario, perché siamo nel finale di questa nostra carrellata, di questo nostro circo Fellini straordinario. Questo regista ha incontrato Federico su un set, sulla Voce della Luna, dove lui non era regista allora, ma ha fatto l'attore. Ascoltiamolo un po', andiamo a casa di Matteo Garrone, vediamo un po'. Allora, io mi sento un po' in imbarazzo a parlare di un genio come Fellini, quindi semplicemente racconterò del mio incontro con lui. Io avevo 18 anni e mi sono ritrovato a fare per 2 settimane la comparsa sulla Voce della Luna, l'ultimo film che ha fatto, tra l'altro con Roberto Benigni. Quindi anche in quell'occasione ho avuto modo di incontrare per la prima volta, oltre che il genio di Fellini, anche il genio di Benigni, con cui poi mi sono ritrovato a lavorare. E allora non pensavo di fare regista, però ero consapevole del fatto che mi trovavo sul set di uno dei grandi geni dell'arte contemporanea. Quindi ero lì in ammirazione, lo guardavo mentre lui dirigeva col suo megafono. Forse mi ha anche detto qualcosa su un passaggio che devo fare, questo, non mi ricordo con precisione se me l'ha detto o me lo sono inventato, però comunque mi piace immaginare che mi abbia anche un po' diretto. E poi, come dicevo, allora non pensavo che avrei poi fatto il regista, però stavo lì e lo guardavo mentre dirigeva questa, ricordo, era una piazza gremita di comparse, e lui, come un direttore d'orchestra, le riusciva a gestire, si divertiva, rideva, urlava, e aveva una forza, un'energia, un carisma che poi in qualche modo sono rimasti impressi nella mia mente. E poi, che dire, io come regista ho sempre avuto una grande ammirazione e sconfinata ammirazione per il suo genio, però sono sempre anche stato attento a non cadere dentro delle trappole, come per esempio cercare di imitarlo. Quindi ho cercato di fare tesoro della sua lezione sul cinema, cioè quindi diciamo legato al fatto di cercare sempre di interpretare la realtà, di non imitarla, di trasfigurarla, di portarla in un'altra dimensione, l'importanza dell'aspetto espressivo, quindi anche visivo, pittorico, però sono sempre anche stato molto attento a non imitare Fellini, perché credo che sia uno dei grandi geni che è inimitabile, ha uno stile talmente personale che credo che nel corso, diciamo, della storia del cinema, tutti quelli che hanno cercato poi di imitarlo hanno sempre fatto una brutta fine. Quindi io
sulla mia scrivania il suo libro Fare un film, con tutte le note che ho preso nel corso degli anni. Conosco tutto il suo cinema e è dentro di me, e probabilmente quando giro un film la sua eredità la sento viva, però cerco sempre anche di fare attenzione a non imitarlo, ecco, ma semplicemente ad ammirare il suo genio. Vi mando un saluto, ciao. Grazie Matteo, grazie. Ricordiamo, per me in questo momento Matteo Garrone è il regista più visionario, io lo adoro Matteo, sono felice d'accordo. Insieme con Benigni saranno al Bifest che parte domani a Bari dall'amico Felice Laudadio, che saluto, che forse ci sta seguendo da casa, e riceveranno due bellissimi premi sia lui che Roberto Benigni. Io adesso andrei per le New Generation a una sorpresa a casa del grande Paolo Virzì. Paolo Virzì, sai, è un grande disegnatore, ha disegnato il logo di Fellini 100, partendo da una foto iconica di Tazio Sicchiaroli, quella della frusta di 8 e mezzo, dove Federico è un domatore. E allora Paolo Virzì per noi, per gli amici del meeting, nella Special Edition 2020, ha un pezzettino di New Generation con lui, del Nuovi Amanti di Fellini. Vediamo, a casa Virzì. Buonasera cari amici di Rimini, buonasera Francesca, ci fa molto piacere mandarvi questo saluto per festeggiare insieme a voi i 100 anni della nascita del grande, unico, inimitabile maestro. I suoi film hanno accompagnato la formazione di tanti cineasti, sono un pezzo importante della storia del cinema mondiale e lo specchio della nostra anima più profonda, come artisti, come esseri umani e come italiani, perché nessuno come Fellini, col suo talento da psicoterapeuta e insieme da mago, ha rivelato la natura della nostra anima nazionale, nei suoi lati anche comici, esilaranti, in quelli penosi, drammatici e in quelli meschini e miserabili. I suoi film sanno ancora parlare una lingua molto attuale e non invecchieranno mai. Per esempio Jacopo, che ha 11 anni, ha scoperto da poco i film di Fellini e se ne è innamorato, vero Jacopo? Sì, mi piacciono tantissimo. I miei preferiti sono I Vitelloni e La Dolce Vita. I Vitelloni lo posso capire, perché fa molto ridere, faceva Alberto Sordi, ma è incredibile come tu possa esserti innamorato di un film, insomma, molto drammatico come La Dolce Vita. Ha un avvio molto brioso, ma poi insomma diventa un racconto molto sconsolato. Infatti alla fine Marcello Mastroianni diventa insensibile, però il racconto mi è molto piaciuto. Comunque mi è piaciuto molto anche Amar Cord, che fa molto ridere. E infatti, benissimo, quindi il cinema di Federico Fellini, così come ha conquistato il cuore di Jacopo, sarà sempre in grado, sembra, di appassionare nuovi spettatori. Un caro saluto a tutti voi e buon compleanno al maestro e lunga vita al suo cinema. Ciao. Grazie. Ciao Rimini. Grazie. Che bella questa casa Virzì con le New Generation. Bambino è fantastico. Ma un bambino meraviglioso. Allora, io adesso ho un amico al telefono, c'è un amico in collegamento con noi. Wow! Buonasera Eugenio Cappuccio. Buonasera. Buonasera da Rimini. Ciao. Allora, Eugenio Cappuccio è un amico, con un'amicizia che viene da lontano. Tu nel 1985 hai avuto un incontro a Cinecittà per la prima volta con lo zio Federico. Che cosa ricordi di quell'incontro, Eugenio? Beh, è l'inizio della mia storia di regista, e quindi lo spartiacque. L'ingresso nella grande cattedrale di Cinecittà, che poi ha segnato l'ingresso in questo mondo difficile, meraviglioso. Lì hai vicino a te un maestro, Ciao Blasco, che sa e conosce chi meglio di lui quello che significa avere questo rapporto in tenera età con il cinema. Averlo poi con Fellini, insomma, è qualcosa che ti segna definitivamente,
è piaciuto molto Matteo quando ha detto che lui si porta dentro quella meravigliosa esperienza con Federico come comparsa sulla Voce della Luna. Io me lo ricordo, lo vedevo sul set della Voce della Luna, che dice che lo porta dentro tenendolo a bada, in sostanza, no? Perché Federico, in questo suo essere supernova, aveva un potere straordinario, e come tutte le cose potenti ti possono anche annichilire. Quindi per me anche lì è stato necessario mantenere l'equilibrio sulla corda, però era un equilibrio meraviglioso. Senti, tu hai collaborato per Ginger e Fred nell'85, in questo centenario hai realizzato un docufilm straordinario dal titolo Fellini fine mai, che ha fatto il giro del mondo. Che cosa hai voluto fermare del tuo Fellini in questo documentario, Eugenio? Ma insomma, forse si può proprio partire da questo titolo, che porta in sé tanta memoria, ma porta in sé anche tanto futuro. Mi è piaciuto tantissimo Pupi, che saluto se è ancora qui, che ci sente, e che ho avuto anche la fortuna di avere come produttore, lui e Antonio Avati. Cioè, questi ricordi così intensi, densi, che hanno formato le persone e la loro poetica, quindi il passato ma anche il futuro, perché la congiunzione astrale che in questa vita ci ha permesso l'incontro con questa stella, e beh, è qualcosa che nella nostra misera vita terrena ha un suo percorso, ma che invece lancia quell'opera verso l'infinito. Quindi questo docufilm, come l'hai chiamato tu, film, documentario, chiamiamolo come più ci piace, il segno che ho voluto lasciare è questo, che l'eredità di Fellini non è legata al tempo e quindi non ha una dimensione finita, e quindi quale migliore titolo. Senti, posso dirti una cosa che condividiamo questa sera con il mondo? Quando tu hai incontrato lo zio Federico, a lui eri piaciuto tantissimo perché gli ricordavi lui da giovane. Tu disegni molto bene, come disegnava Federico, glielo ricordavi anche somaticamente, no? Proprio con questi capelli neri, questi occhioni neri. Lui si era visto moltissimo in te, so che era molto molto legato, tra l'altro facendoti anche da testimone alle nozze. Non ha fatto il testimone a nessuno, vabbè, insomma, è andata come è andata, però il testimone te l'ha fatto, lo vorrebbero tutti. Senti Eugenio, salutandoti, proprio il film che tu consigli di vedere a un giovane che approccia Fellini per la prima volta? Senza la benché minima ombra di dubbio, adesso si scatena, Casanova di Fellini. Fantastico, con un straordinario Donald Sutherland, che è uno dei... Ma sì, perché è un film che ha uno scarto su tutto, ed è un film che racconta l'uomo come pochi film. Ecco, prima avete citato Bergman, quella straordinaria relazione tra i due. Ecco, forse penso che il film più intenso, anche da quel punto di vista spirituale, psicologico, sia proprio questo. E oggi penso sia un film che vada necessariamente rivisto. Hai ragione. Ti ringraziamo di essere stato con noi in questa lunga e bellissima serata di festa per ricordare. Beh, grazie al meeting, che ringrazio tantissimo, Otello e tutti. Grazie Eugenio, buona e vita, buon lavoro, ciao fratellone, ciao, anche ciao a te, Eugenio, al tuo bellissimo Fellini. Grazie, ciao. Allora Blasco, e siamo arrivati al termine, stretta la foglia, larga la via, dica la vostra che ho detto la mia, come diceva sempre mia nonna. Sembra volato, ma dobbiamo stare dentro dei tempi, è stata una lunga serata. Io ho un regalo per tutti gli amici del meeting questa sera, voglio salutare tutti gli amici con l'ultimo scatto che una grande fotografa ritrattista
posso dire la più grande per me, Elisabetta Catalano, scomparsa nel 2015, grande amico Federico dal 7 di 8 e mezzo, dove era una anche delle protagoniste, è riuscita a fermare Federico Fellini negli scatti più importanti della sua vita. E ve lo dico con cognizione di causa, perché Federico diceva: io sono nei ritratti di Elisabetta. Se volete conoscere il vero Fellini, guardate lo sguardo nei ritratti di Elisabetta, perché sto bene, non sono in tensione quando vado da lei sul set. Beh, questo è lo scatto che Elisabetta, con lo smoking, prima che Federico partisse per ricevere il quinto Oscar, quello alla carriera che il Gotha dell'Academy Awards gli ha consegnato nel 1993, io credo che con questo Federico che saluta sia il modo più bello per dirvi arrivederci. Questa sera ve l'abbiamo raccontato Federico, come col lavoro, con l'amico Blasco Giurato, con tutti questi registi che in qualche modo l'hanno nel loro DNA e hanno aperto il loro cuore per condividerlo con voi. Io vi voglio lasciare innanzitutto ringraziando il meeting che mi ha dato questa opportunità stasera di essere come una fatina e di aver volato per il mondo come il Federico di 8 e mezzo, quel Federico che sta volando tra le nuvole. Io vi voglio lasciare con il testamento di Federico. Il testamento è nella battuta finale che fa dire al suo Ivo Salvini, interpretato magistralmente da Roberto Benigni: eppure io credo che se ci fosse un po' di silenzio, se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire. Grazie Blasco. Bravo. Ciao.